Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 2 Let's Replay Psicospettri. Dunque, abbiamo dovuto fare l'ultima missione che abbiamo lasciato in sospeso la scorsa volta e poi affrontare il boss, che ovviamente c'è un boss in questo episodio. Dunque, l'ultima missione è di dare un'occhiata a nostro padre, il che non è proprio una cosa normalissima, però nostra madre è preoccupata. Che succede? Vedi, papà ha appena chiamato, ok? Ha detto di aver lasciato qualcosa sul treno e che ha dimenticato. A quanto pare erano gli appunti per la sua presentazione importante di oggi. E allora come farà? Non la fa. Sì, in effetti Whisper dice che sembra che sia già successo. In effetti sì, è successo. Quindi effettivamente c'è continuity da Yo-Kai Watch 1, ma alcuni elementi non sono mai accaduti. Stazione di raggio l'isola di Campo Fiorito, quindi bisogna parlare con qualcuno se ha visto gli appunti. Ci vado subito, li troverò di sicuro. Gli appunti di papà sono in una busta marrone. Ricevuto. Ok, chiediamo a qualcuno se alla stazione ha visto questa busta marrone contenente dei documenti molto importanti. Piani di lancio missilistici per colpire le nazioni straniere nemiche. Ma forse sto solo viaggiando troppo con la fantasia. A meno che... Perché ok che il nostro padre lavora in ufficio, ma fino ad ora non c'è mai stato detto effettivamente quello che fa. Lavora in ufficio, sì, anche gli agenti dell'FBI lavorano in ufficio, poi però... Lo sanno loro quello che vanno facendo in missione. Perfetto, dobbiamo entrare quindi alla stazione Raggi di Sole. Ti serve un biglietto. Che cavolo, ma tutto uno spende soldi la vita? Non ho capito, allora. Dai, dov'è? Sì, però senti, a me non mi serve questo, mi serve, ecco. Vieni qui, tu non sei signora? No, signorina, che è un po' passatella. Mi scusi, ho trovato qualche oggetto smarrito attorno alla stazione? Che tipo di oggetto stai cercando, ragazzo? Dei documenti in una busta marrone. Non saprei, è qualcosa che hanno perso i tuoi genitori? A dire il vero sì, forse mio padre l'ha lasciata sul treno. Ah, capisco. Beh, è possibile sia rimasta sul treno. Sai quale treno ha preso tuo padre? Beh, esce di casa molto presto la mattina e so che lavora a Valdoro Centro. Allora era diretto alla stazione Primavera. Forse l'oggetto smarrito è arrivato fino alla stazione Primavera. La stazione Primavera? Grazie mille. Però fortuna, spero che trovi quello che stai cercando. Sì, forse sì. Ah, bisogna parlare col capo stazione qui. Mi scusi, è stato trovato qualche oggetto smarrito oggi in stazione? Sto cercando una busta marrone che contiene dei documenti importanti. Non ho visto nulla del genere oggi, mi spiace. Ah, ok. È possibile che nessuno l'abbia trovata e sia ancora sul treno. Se è stata persa sul treno del mattino deve essere alla stazione Largo Fortuna. Ma magari è stata trovata durante il tragitto là. Ok, grazie. Bene, andiamo allora. E quindi, ce l'abbiamo fatta a trovare questa busta allora? Sta cercando una busta marrone, giusto? Come lo sa? Ci ha chiamato in un'altra stazione e ci ha informato. Perfetto. E se la busta non fosse mai arrivata fino al treno? Cosa intendi? Che forse papà non l'ha persa in treno? Voglio dire, l'ha pur sempre presa. Non abbiamo pensato a dove altro potrebbe essere successo. Vado subito a chiederla a papà allora. Se l'ha lasciata da qualche parte stiamo solo perdendo tempo qui. Andiamo all'ufficio di papà a Valdoro Centro e lavora a sesto piano. Ok. A Valdoro Centro e devo prendere il treno per arrivare a Valdoro Centro. Ma perché non mettete un traspec? L'avete fatta apposta la missione per... No. Fanno la missione apposta. Metteteci un traspec che ci porta a casa. Anche monouso, eh. Dunque, siamo in ufficio, quindi bisogna andare al sesto piano, ok. Mi sa che ci va in automatico, vero? Sì. Quanto pare... Ah, padre! Cosa ci fai qui, Link? Ho chiesto alla mamma qualcosa che ho dimenticato, i miei documenti. Scusa, ma non li ho trovati. Che mi sei ricordato male? Cosa posso fare? Sei sicuro di averli lasciati sul treno? Forse, credo, probabilmente. No, aspetta. È stato prima di salire sul treno? Oppure quando sono sceso? Scusa, non ho proprio idea di dove li ho lasciati. Davvero? Che sia opera di noi che è questa perdita di memoria? Non penso. Pensavo che potrebbe trattarsi di dimenticap, ma non percepisco nessuno yokai. Però sembra proprio opera di uno yokai. No, no, Link, dobbiamo pensare diversamente. Cosa vuoi dire? Gli yokai possono farti scordare le cose, ma anche fartene ricordare. Potremmo usare uno yokai con quel tipo di potere. Esistono anche questi tipi di yokai? Sì, ne sono certo. Eccolo qui, Tartar Cordo. Somiglia alla tartaruga dal guscio molle. Quindi dobbiamo fare amicizia con questo yokai. Andiamo. Puoi trovare Tartar Cordo in giro per San Fantastico. Oh, è così lontano però. Quindi bisogna fare amicizia con Tartar Cordo. Pensavo di avercelo Tartar Cordo, ma ce l'ho? Tra l'altro Tartar Cordo non è neanche tanto facile da prendere perché a lui piace la soba. E la soba
Non ricordo effettivamente se si possa anche comprare, ma si prende facendo cascare il tizio che va in bicicletta con la soba. O almeno quello è il metodo per prenderla gratis. Poi se si compra, non ricordo dove si compra, ma potrebbe benissimo essere. Tartarcordo si trova sia a San Fantastico dentro la grotta sul mare. E ce ne sono davvero tanti, quindi magari non lo prendi al primo tentativo, fai un attimo un giretto lì dentro, ne trovi subito un altro. Quindi è solo questione di prenderlo alla fine, perché ce ne sono davvero molti da affrontare. E se proprio non li trovi, gira un attimino nel punto in cui hai trovato il primo che lo ritrovi subito. Dopo un po' ricompaiono. Moh, primo tentativo! Visto che abbiamo finalmente fatto... bene, vai con Tartarcordo. Vediamo un po' se riesce a ricordare dove ha lasciato questi documenti. Coraggio, tocca a noi, andiamo Tartarcordo! Medaglia yokai attiva! Flash! Sì, perché questo qua in inglese c'ha un altro nome. Come posso aiutarti? Il mio papà ha scordato dei documenti importanti da qualche parte. Potresti fargli ricordare dove li ha lasciati? Ah, ho capito, ci penso io. Penso gli sta per dare una botta. Gli apre il cervello? Wow! Che succede? Allora, ti si ricorda? Mi sono ricordato tutto quello che ho fatto stamattina! Oh, questo sì che è un buon segno. Quindi ora ti ricordi dove hai lasciato i documenti? Vediamo, passiamo in rassegna ciò che ho fatto quando sono uscito. Dunque... Tartarcordo si è addormentato. Tua madre era assolutamente incantevole, quello me lo ricordo. Ok, non mi servono i dettagli? Sì, certo. Poi? Dopo essere uscito mi sono diretto verso la banca salvadanaio. Volevo pagare le mazze da golf che ho ordinato in segreto. Tutti quanti con questo segreto i papà giapponesi. Magari dovresti parlarne con la mamma. Poi mi sono diretto al negozio di biciclette vicino alla stazione. Ma non posso dirti per cosa, Link? Cosa e perché no? Segreto. Poi sono andato alla stazione raggio di sole a Valdoro Centrale. Come sono uscito dalla stazione sono andato diretto agli hamburger. Vedi, stamattina non ho fatto colazione. Ok. Mi sono preso un cheeseburger e con quello in mano sono andato al lavoro. Quindi dove hai perso i documenti? Non lo so! Ma ti sei ricordato tutto tranne dove hai lasciato i documenti? Mi ricordo dove sono andato, non dove li ho lasciati. Si è fermato in troppi luoghi, mi sa. Però c'erano degli indizi importanti. È stato alla banca salvadanaio, al negozio di biciclette e dagli hamburger. I documenti potrebbero essere uno di questi posti. Ok, quindi dobbiamo controllare ciascuno di questi posti. Eh già, la missione è piuttosto lunga, quindi è stato un bene che io l'abbia diviso in due episodi questo capitolo. Per prima cosa, ragazzi, dagli hamburger. Beh, quello più vicino. Vediamo un po'. Salve. Mangi qui o porti via? No, documenti a portar via. Non sono, sono qui da stamattina e nessuno ha dimenticato niente. Ah, ci picchia, grazie per l'aiuto. Quindi alla banca salvadanaio, invece. Mi scusi, forse mio papà si è scordato qualcosa qui alla banca. Una busta marrone, ne ha per caso visto una? No, non ho visto niente del genere. Va bene, grazie. Buona fortuna. Sì, ci servirà. Ci servirà davvero. Beh, se non è stato né agli hamburger né qui alla banca, era per forza al negozio di biciclette, no? Dove c'è un segreto. Per forza questo negozio. Mi scusi, mio padre è passato qui stamattina. Per caso ha lasciato una busta marrone? Ah, la busta! Era di tuo padre? Potrebbe essere, sì. Pensavo di essersela scordata qui. Sì, l'ho tenuto sicuro. Oh, è grandioso. Mi ricordo di lui perché di solito non si vede qualcuno col completo la mattina. Era così eccitato guardando le bici che deve essersi scordato della busta. Non sapevo che gli facessero le bici. Ma non si porta la borsa al lavoro? Doveva metterla lì dentro, no? Bene, eccola, proprio come l'ho trovata. Puoi ridarla a tuo padre. Grazie infinite, è stupendo. Sì, allora torniamo all'ufficio. Beh, Whisper, direi di sì. Bene, papà, ho trovato la busta, guarda un po'. Oh, sono proprio i miei documenti, grazie. Ehi, è stata davvero dura. Ehi, papà, oh. Sei il mio salvatore, ma dov'erano? Al negozio di biciclette di Campioferito. Cosa ci facevi là? Dai, che stai facendo? Ma che ti frega? A dire il vero, questa è l'opportunità perfetta per dirtelo. Sono tanti i bambini della tua classe che girano in bici, Link. Sì, Pierre e altri ne vanno molto fieri. Perciò stavo pensando di comprartene una. Una bici per me, davvero.
Sì, stavo cercando la bici più adatta a te. Francamente volevo prendertene una un po' prima, però eri impegnato con altre cose, come andare a trovare la nonna. Quando me la vuoi comprare? Beh, domani non lavoro. Alziamoci presto e andiamo al negozio di biciclette. Davvero, evviva! Quindi è stato utilissimo l'aver trovato quei documenti, eh? Già. Eh sì, lo è stato davvero. Perfetto, quindi ci rimediamo anche una bici. Meno male. Era ora, ragazzi, che si prendesse la bici. Secondo me la bici in questo gioco si prende piuttosto tardi. Però, vabbè, almeno adesso ce l'abbiamo. Questo sarebbe un regalo di ringraziamento per aver portato i documenti? Più o meno. Già aveva deciso di comprarmela, quindi ci saremmo venuti comunque. Ok, Link, scegli la bici che preferisci. La voglio rossa fiammeggiante, con foglie verdi, origami, tutti appesi. Va bene. La voglio strana. Bici tramonto, bici... Ah, da femminuccia. Da bambine. Bici brezza, bella. Bici tramonto... Oddio, bici splendida. Bici solare mi piace. Sì, vai. Ma non ricordo quale ho scelto la prima volta, ma... Va bene. Ehi, papà, guarda! Wow, ti si dice proprio. Poi puoi andare fino a casa adesso se ti va. Ma... Noi sappiamo andare in bicicletta allora. Magari vorrei farti un giro prima. Sì, forse. Ora che ci penso, tu vai alla scuola elementare di Valdoro, giusto? Ultimamente un sacco di ragazzini stanno facendo delle corse in bici. Corse in bici, sì, è divertentissimo! No, mi interessa. Prima fai un po' di pratica con la bici, avanti. Va bene. Oh, e anche questa è completata. Ora c'è il boss. E sono un bel po' di punti esperienza, eh. Non ci sputo proprio. Mi piacciono. Velocità, meno forza. Più velocità e meno spirito. Sì, questi io più che altro uso molto gli attaccanti fisici, come vedete infatti. Ah, l'ha presa, ok, quindi niente super e neanche fallimento, ok. Ci sta. Dammi un'espera. Ok, medicina amara, non si disdegna. Missioni chiave completate, finalmente, possiamo andare avanti con la storia. Sembra che Tifone si stia avvicinando, è ora di andare a casa magari? Magari, però prima ragazzi, assegniamo un'espera grande a Guerriso. Buono, che bello. Non vedo l'ora che arrivi al 31, così evolve. Ah, dunque, in bici, vai, yeah! Un'altra giornata super impegnata. Eh già. Mi chiedo se il Tifone colpirà presto. I miei poteri predittivi di balletto mi dicono che passerà mentre dormi. Davvero, che delusione. Se ha un Tifone così forte, voglio vederlo. Beh, lascia perdere, no? Ah, ci risiamo. Oh, Pioggianna, mio caro dolce tesoro. Oh, mio dorato Raylux. Non mi importa se appartieni alle polpanime. Sarò tuo per sempre. Neppure a me importa se sei uno spiritasso, sarai sempre nel mio cuore. Oh, Raylux, fa le luci e rompi da quella finestra. Ah, questo deve finire. Esibizionisti, stanno quasi dicendo che non avrò mai un amore così. Oh no, tu sei... Così sai chi sono. Sorpresa! Piccioncini che fanno pucci pucci di fronte a me. Non c'è nulla di peggio. Ehi, stai indietro! Non farà che peggiorare, andrò a cercare aiuto. E dove vai a cercare aiuto? Casa mia? Vieni a rompermi le uova nel paniere? Beh, è perché sono l'unico caro Yokai Watch. Il vento sta fischiando forte là fuori. Spero che tutto vada bene. No, non finirà bene. Questo è un grosso problema. Ciao, sono De Bombrello. Devi aiutarci, ragazzino. Hai in fretta. Di che stai parlando? Stai sgocciolando sul pavimento. Guarda, ragazzino, sei famoso. Hai l'orologio e io ti stavo cercando. Bello. E a cosa esattamente ti porto da noi? Attento al pavimento in legno, grazie. È pandemonio là fuori. Di questo passo tutta la città verrà spazzata via. In che senso? Spiegati meglio. Sai, questo tifone incredibile è opera di uno yokai molto lunatico. Gli yokai causano tifoni? Mai sentito parlare dei Tengu? Già, e questo lo dobbiamo proprio fermare, ragazzino. Devi venire con me. Mi trovi fuori. Vieni tutta birra! Ok. Inseguiamo De Bombrello fuori. E il mio Noko sta a livello 24. Sta per evolversi, dato che si evolve a 25, quindi...
una lotta con uno yokai di quelli che appunto ci sono ora col ciclone, direi che è duopo, in modo che possa salire di livello e quindi evolversi. Ah, non l'ha preso. Sì, poi qui volano yokai, è bellissimo. Davvero, davvero interessante questa parte di gioco. Un po' tediosa magari, un po' strana, però ci sta, mi piace. Eccolo qua al 25, vai. Amuleto runico come ricompensa, mi piace. Eccolo qui, Fortunoco. Ok. Soprannome, vediamo quelli che ci dà il gioco, tanto. Bocciolo, Felicito, Orchideo e Fjordrag. No, guarda, non... Specialmente Orchideo, che c'è una battuta opinabile. Direi quindi che se magari proseguiamo senza intoppi diritti alla meta... Perché te ne vai giù del bombrello dei miei stivali? Guardalo. Poi con la pioggia corriamo, che è un piacere. Cazzotti dietro le orecchie, che è un piacere. E ora se ne va su. Ma dico io, ma si può? Dai che non c'è la forza nelle gambe, controvento, su! No, via. A proposito, da un po'. No, Relox e Pioggiano sono in un gran bel pasticcio! Per essere nemici giurati, Spiritossi e Polpagno mi sembra vadano d'accordo. Non mi piace, via! Tesoro! Mio caro Relox! Eh beh, perché vuoi fare? Non piaccio a nessuno, in più le vostre smancerie mi mandano a manicomio. Beh, con quei lobby un po' lunghi. Lui è classico Majin. Non ci piacciono i tifoni perché fanno paura, non è una questione di amore. Ehi, smettila con questa tempesta, spazzerei via l'intera città. Taci, cosa me ne importa se tutti vengono spazzati via? Con la barbetta incolta di chi non si rade da un paio di giorni. Benissimo, allora... Direi di iniziare con un full attack perché dobbiamo chiudergli gli occhi. Quindi attaccherei i personaggi che possono fare Energimax a tutti quanti i nemici in campo. Cosa che non fa Guerriso, bene. Bravo Andre Link. Sei un genio, madonna. Ti dovrebbero fare sindaco della tua città. Mamma mia. Ma perché un Majin che evoca le tempeste è in grado di fare fuoco? Boh, io non lo so, boh, proprio a caso. Beh, anche in Pokémon è così, eh. Pokémon d'acqua che fanno attacchi di fuoco, certo. Esistono, perché esistono. Però non diciamolo troppo in giro. E magari Game Freak non se ne è accorta. Dunque. Dai, chiudi questi occhi. Oh, e allora? Bravo. Oggetto, questo qui mi sa che prende un po' troppe cazzotti, ci sta più, eh. Boh, però G-Banion pure. Ah, non te l'aspettavi che girassi all'ultimo, eh. Anche per chi mi hai preso. Dai, Noco, dai, Noco. Carica sto Energy Maximus. No, Bicanom! No! Mannaggia. Ci chiudi sto occhio maledetto. Te pozza via. Una paresi. Vai, carica zio. Carica, carica. Bravissimo. Così mi piaci. E ora G-Banion. Sì, però beccacelo. Ok. Vai, tocca a te G-Banion. Furia zampettante. Ok. Occhio, 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 che fa occhio ciclone lui. Fa male, fa male, fa male. Lo fa, lo fa. Lo fa. Se lo fa. Wow. Dato che con l'Energy Max ricarica Polishogun, oltre che a levare l'incanto, lo uso.
Ricarichiamo anche Patrispecchio. Ah, aspetto che carica magari l'Energy Max Bicanum, che ci siamo. Se non crepa prima, certo. No, non crepa, non crepa. Ok, non serve neanche l'Energy Max. Un attacco ed è andato. Posto. Bravo, con lo spray negli occhi, vedi perché brucia? Allora ha fatto un danno enorme, brucia lo spray, quindi bravo. Bravo pure Shogun, bravissimo. Tutti di un livello tranne Pandanoco, ma perché dici Pandanoco? Fortunoco, perché Fortunoco? Tu sei privilegiato per caso? Non è voluto salire, vabbè. Però intanto gli altri sì. Meno male è finita. La tempesta è finita, che bellezza! Sì, la pressione atmosferica seguita dall'anticiclone oceanico. Pianta la sbuffa di panna, il ragazzo ha fatto tutto. Ha fatto bene a chiamarlo. E questo è il mio modo di ringraziare. È stato un piacere, ragazzino. Medaglia di Levo Ombrello. Già dal nome, tutto un programma, eh. Levo Ombrello! Levo Ombrello, poverino. Sta soffrendo ogni secondo della sua vita. Allora, il mio soprannome Ombra Flap Biagio, giustamente Brello, no. Poi gli occhi staccati dal resto del corpo, la bocca. Che disastro è sto yokai. Poverino. Ponete fine alle sue sofferenze. Ma come? Dove sta? Coniglietta mia! Ma dov'è? Ah, luce dei miei occhi. Povero Whisper. Poverino. Il nostro amore ha creato un miracolo. Non ti lascerò mai, mai e poi mai. Guarda quei due completamente nel loro mondo. Il mio pasticcino dolcissimo. La mia tortina alla pesca. Pesca. Sì, diverso da pesca. Però buona. Buona la pesca. Molto buono, il mio prodotto preferito, quindi peccato che l'unica cosa che mi dispiace dell'estate è che non ci sono più le pesche. Per il resto preferisco l'inverno 100 volte tanto alle pesche, sì. Comunque, episodio finito quest'oggi. Nel prossimo vedremo insomma il da farsi e non vedo l'ora di boostare Guerriso perché si evolve tardi. Spero di riuscire a farle evolvere prima dell'endgame. Se non riesco a farle evolvere per endgame, mi attacco. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito il video in descrizione i social che vedete appunto qui a schermo, qui di fianco. Se ancora non siete iscritti, fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!